Ciao a tutti ragazzi da Alessia, Alessia Napoletana 91, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Allora, stasera si è giocato alle 19 la prima partita di andata degli ottavi di finale dell'Europa League e il Milan ha pareggiato 1-1 in casa del Manchester United ad Old Trafford, ovviamente sempre senza pubblico. Le coppe sono ancora più brutte senza pubblico rispetto agli altri campionati. C'è da dire la verità che per me il Milan meritava ampiamente la vittoria. Ho visto un Manchester United, a parte il gol fortunato che ha segnato di testa, perché il gol di Manchester United, la buttata di testa dietro, neanche dritta, quindi molto fortunato. Il Milan è stato un po', come si dice, disattento alla difesa, però sinceramente era un gol improvvisato. Il Milan ha dominato al 93esimo, Kjaer ha segnato e ha portato un buonissimo pareggio. Perché con questo pareggio fuori casa e gol in trasferta valgono il doppio. Il Milan che deve poi andare in casa, il Manchester United in casa del Milan, ottimo pareggio in chiave qualificazione. Non dico che è fatta per la qualificazione del Milan, le partite vanno giocate, però un gol in trasferta vale il doppio, ne ha preso solo uno, vai in casa tua del Milan, buone possibilità ampie. E pensavo sinceramente che il Manchester United fosse un po' più forte. Aveva delle assenze perché il Manchester United non aveva Rashford e Cavani e sinceramente senza Rashford e Cavani il Manchester United non è chissà che, ragazzi. L'ho trovato un po' deboluccio, ha creato poche occasioni da gol, diciamo che ha dominato secondo me. Milan a tratti solo ha giocato meglio United, ma proprio a tratti proprio, ma ha dominato il Milan, meritava la vittoria ampiamente, non un 2-1 ma anche ampiamente. Gol annullato a che sì, perché ha toccato con la mano, purtroppo un bellissimo gol, ma c'era perché l'ha toccato col braccio. Per il resto forse un presunto anche rigore per il Milan, cioè che secondo me poteva anche essere rigore, non dato. E c'è da dire veramente complimenti al Milan, nonostante non c'era Ibrahimovic, che si sa, c'era Leao ha fatto poco, sotto porta doveva segnare e comunque fare di più, però nonostante Ibrahimovic, che è il re, dovrebbe essere il re in attacco, il re delle coppe in Europa, il Milan ha giocato bene. E comunque il Milan, anche senza Ibrahimovic, gioca benissimo. Domenica contro il Napoli. Il Milan, ma non so se Ibrahimovic recupera per domenica contro di noi, ma anche senza Ibrahimovic il Milan gioca molto meglio del Napoli secondo me, a livello di gioco, a livello di costruzione. Quindi meno male che abbiamo almeno Osimhen, che abbiamo recuperato, perché senza Osimhen e contro questo Milan perdevamo. Per me perdiamo lo stesso, perché sono convinta che Napoli contro il Milan perde, perché giocano molto meglio di noi e in difesa sono più organizzati, perché il Milan in difesa è molto più organizzato del Napoli. Molto, Napoli fa tanti errori, prende tanti gol e in attacco, nonostante Ibrahimovic che ci manca, gioca meglio. Quindi, secondo me, non vorrei fare, metto le corna. Secondo me, il Milan vince contro di noi. Vuoi fare le corna? Spero di no, ovviamente. Almeno un pareggio fuori casa, in casa del Milan, che è pure fuori casa. Speriamo bene, ragazzi. Detto questo, complimenti al Milan per l'italiana e per l'italiana è un ottimo risultato. Soprattutto, hai preso solo un gol. Poi, non è che è finita 2-2, hai preso solo un gol e ne hai fatto uno in trasferta che è doppio. Complimenti al Milan e a Pioli. C'è da dire che veramente il Manchester United mi aspettavo, io avevo detto che il Manchester United era una delle favorite per la vittoria dell'Europa League. Ad oggi no, vedendo questa partita non la vedo tanto favorita, anzi, secondo me adesso è più un vantaggio del Milan nel passarlo. E se il Milan batte il United anche al ritorno e passa il turno, il Milan potrebbe anche vincere l'Europa League. Comunque il United era tosto, però il United senza Rashford, che è un attaccante giovane e forte, e Cavani, con giocatori di esperienza e forte, ha avuto delle grandi perdite. E perde 70-80% senza questi giocatori. Però anche senza questi giocatori mi aspettavo da più del United del gioco. Mi ha deluso molto. Anzi, la devo favorita per l'Europa League, invece no. Quindi forza Milan, mi raccomando, per l'italiano, ovviamente. Tifo tutti gli italiani tranne uno, sapete qua, Juve. Detto questo, mi bocca al lupo per Milan. Ciao a tutti ragazzi da Alessandro, forza Napoli sempre.